Trieste, il rock e tu, Elisa, non sposato. Io e mia moglie siamo sposati da 30 anni e ci siamo fidanzati nel lontano 1977. In pratica il nostro amore ha la stessa età del punk. Il punk? Clash, Sex Pistols, il chiodo, i capelli a cresta, le spille da balia. Insomma, quella cosa che mischiava musica e moda nata in America ed esplosa nella Londra di fine anni 70. Ora, questa storia del punk da sempre provoca non poca irritazione in mia moglie, così come la musica, che da allora rappresenta il terzo incomodo tra noi due. Una sorta di amante. Ogni scusa è buona perché io mi allontani dal tetto coniugale per soggiacere al piacere delle mie scappatelle fatte di lunghi viaggi per seguire i miei idoli del rock o incontrare i tanti musicisti diventati amici nel corso degli anni. No, scusate, no, cioè, voglio capire, no? Questo è un concerto blues, cosa c'entra il rock? È parlato di punk. Ma che vuol dire? È una metafora? Uno racconta una cosa in generale con una metafora. E se ti dicevo tarantella? È automatico. Nel dicembre scorso me la sono filata in quel di Napoli. Per un concerto dei Cheap Wine e per incontrare i fratelli Diamantini, che da circa 20 anni insegnano la storia del rock italiano. A cena il buon Marco mi lancia questa bomba: Eliseo, il 20 marzo suoniamo a Trieste insieme a Steve Wynn. Questa non te la puoi proprio perdere, eh no? Il mio gruppo italiano preferito che suona insieme a uno dei miei miti musicali è Stelle Strisce. Ma c'è un ostacolo insormontabile. Il 21 marzo è il nostro 30° anniversario di matrimonio. Con che faccia lascio Maria José a casa? In fondo, se rinunciassi sarebbe una bella prova d'amore. Poi un giorno lei si lamenta di non aver fatto mai un viaggio in aereo. E io prometto per l'ennesima volta, a breve, perché non ci andiamo a Trieste, amore, da soli a festeggiare il nostro anniversario? Perché proprio a Trieste? Ma perché è una bella città, non ci siamo mai stati, è lontana tanto da prendere l'aereo e soddisfare questo tuo desiderio. Cosa c'è a Trieste il 21 marzo? Beh, il 21 niente, ma la sera prima suonano i Cheap Wine insieme a Steve Wynn. Ecco, lo sapevo che sotto c'era qualcosa. E io a giustificare che si poteva unire l'utile al dilettevole. Io facevo un regalo a lei e lei uno a me. Appena messo piede sull'aereo, la felicità rese ancora più radioso il viso di mia moglie. Come un bambino che vede per la prima volta il mare. Poi Trieste è bellissima, ha il fascino di una città mitteleuropea, carica di storia, una porta aperta sul mondo. La sera del concerto, l'incontro con gli amici Cheap Wine e il mito di Steve Wynn, 3 ore di full immersion nel rock and roll, che sono piaciuti anche a lei. E poi Trieste, un caffè nel bar dove James Joyce scriveva capolavori, visita ad alcune chiese di rito cattolico e ortodosso, la bellissima piazza Unità d'Italia, la corsa sul tram di Opicina e la sensazione di aver regalato alla persona amata molto più di un semplice weekend in una bella città. Al ritorno, tutti sapevano del nostro anniversario, del viaggio, tutti a dirmi che bel regalo hai fatto a tua moglie. Il più bel regalo l'aveva fatto lei a me, condividendo ancora una volta la mia passione per il rock.